Allora, questa è una parte in cui non ci siamo praticamente mai fermati e adesso vi faccio vedere il perché. Pesto pasta chicken. King prawn linguine. Ah, guarda che king prawn. Pasta bake. Questa è proprio la perla. Pasta bake sausage. Mamma mia. Chicken pasta bake. Che schifo. Ma che cosa, non abbiamo mai visto questa cosa? Certo, lo saltiamo proprio a primo, no, di questo reparto. Bolognese pasta mente, ragazzi. Ma guarda il formaggio, scusa. Questa è una perla. Guarda che bel formaggio, buonissimo. Questa è una perla, me la porto. Sarà la mia nuova immagine del profilo. Bolognese pasta mente. Poi ve la mangereste una bella pizza margherita congelata di Morrison. Ora vi faccio vedere la quantità di buste di plastica che gli inglesi usano nei supermercati. Scioccante, guardate. Sedano, tre pezzi plastica. Ravanelli, non radicchio, plastica. Little gem lettuce, in plastica. Avocati, plastica. Riparto frutta, prugna in plastica. Kiwi in plastica. C'è mini cetriolini, mini cucumbers, un pound e 20 per 80 grammi di cetriolini già tagliati. Pomodori li tengono in frigo, li vendono in confezioni minuscole. Il sapore è abbastanza scarso, quindi pomodori bocciati assolutamente. Io non ho mai capito che cos'è questo sud. Ovviamente super tipico i fagioli in scatola al sugo, che sono i protagonisti delle classiche English breakfast, con fagioli in scatola al sugo, salsicce, funghi e pomodori, e delle uova. A me non piace. E poi, non so se avete visto, ci sono questi praticamente anelli di spaghetti in scatola, che non lo so per chi sono, probabilmente per i bambini, ma poveri bambini inglesi che si devono mangiare i spaghetti bolognesi in scatola, i mac and cheese in scatola, quindi non so quale è meglio tra i due. Ah, ma beef ravioli anche! Dei bei ravioli in scatola! Questi sono bellissimi. E poi, se volete imparare l'alfabeto, ci sono gli alfabeti. Questo video è bellissimo perché io sto scoprendo tutte cose nuove, perché ovviamente tutto questo reparto e il 90% del reparto del supermercato non lo considero, però considero questo qui, ovvero dove fanno, dove vendono ogni tanto, per fortuna, le cose italiane. La Napolina, che è una marca, diciamo, italiana per gli inglesi, perché vengono prodotte in Italia, ma poi li esportano. E poi ci abbiamo il sugo, almeno l'acirio, e ogni tanto la polpa mutte, ottima per farci due spaghetti al sugo. Praticamente qui hanno tanti gusti di porridge quanto noi abbiamo varietà di pasta. Spam. Vuoi dire tu qualcosa? Sì, spam, praticamente questa è lo stesso che ti arriva nelle mail e te lo vendono pure al supermercato, quindi è meglio rimetterla a posto. Non voglio sapere nemmeno che c'è, però per i più curiosi ve lo faccio vedere. Chop, pork and ham, prosciutto tagliato a cubetti e messo qui, e ti ci fai un bel sandwich.
Ragazzi, la prima volta che mi sono trasferita in Inghilterra, questi erano i miei biscotti preferiti, inzuppati nel latte. Era la cosa più simile che ci fosse ai nostri biscotti italiani, tipo le gocciole o i tandistelle. Tutto burro con gocce di cioccolato, niente niente male. Ma qui, i bauli, amaretti bauli. Qui non so se avete notato, ma siamo nel reparto schifezze, come direbbe mia nonna. Nel reparto schifezze c'è ovviamente il caffè. Nescafè, l'or. E adesso vi faccio vedere quanto costa il caffè Lavazza. €5 a pacchetto, dai. Costa qui è praticamente un'istituzione, non so se siete mai stati a Londra, ma è pieno di questi Costa Coffee. Caffè di Starbucks anche a £4.25 per 10 cialde. Poi ovviamente guardate qui quanti tè, il tè è il loro forte. Ma attenzione Carlottina che ci ha trovato. Quanti sono? 240? 240 tea bags di English breakfast. L'amore della mia infanzia questa, che per fortuna la vendono anche qui. Un chilo, 6,15. Ma quanto è grande questo pacco? Ma come 660 grammi? Ma mi sembrano 3 kg. Guarda quanto è grande questo. Makings. Per chi non è mai stato in Inghilterra, peperoni non sono i peperoni, ma il salame piccante. Quindi se ordinate una bella pizza con i peperoni, vi arriverà la pizza col salame. Allora, poi nei supermercati inglesi in teoria il salumiere, diciamo il banco degli affettati, il banco del pesce non c'è, in questo c'è, ma è completamente vuoto. Ora vi facciamo vedere l'olio che, come potete vedere, viene venduto in confezioni di plastica proprio per risaltare il colore bellissimo delle olive, proprio di qualità estrema. Ad esempio questo viene da... no, questo viene da Dublin, olio irlandese, ma è possibile. Però ogni tanto c'è olio italiano tipo Bertolli o il casolare. Ora vi faccio vedere i gusti dei tortellini. Chicken e chorizo, fungo, niente male. E poi ci abbiamo una perla, chicken e bacon. Prendiamoli tutti. Questa che sto per prendere è l'ingrediente, forse la salsa più famosa del Regno Unito, Marmite. E non so se l'avete assaggiata, ha un sapore veramente veramente forte. £5.85, qui farò arrabbiare un po' di miei amici inglesi, ma la Marmite, ragazzi, fa veramente schifo. Qui la cameo si chiama Dr. Oetker. Non so se lo sapevate, ma le marche dei prodotti vengono tradotte in vari paesi del mondo. Da romano questa è veramente... mi si scalda il cuore a vedere un barattolo da 430 grammi di crema di carbonara di questa marca bellissima che suona italiana, ma in realtà non sarà mai italiana. E guardate che bella pasta che ci viene con questo sugo di carbonara, che praticamente sembra maionese. Irlanda, fatta in Irlanda, perché si sa che gli irlandesi la carbonara la fanno benissimo, come se fossimo a Trastevere. Ma orzo, questo orzo in Italia com'è che si chiama? Perché secondo me l'orzo è un'altra cosa. Ci abbiamo fusillo Barilla a £1.50, pennette Barilla, tortiglioni per fare una bella carbonara con la crema di prima, e lasagne, linguine. Diciamo che, allora, non è che ci sia tutta una grande scelta come il reparto dei cereali, però
ci si può quasi accontentare. Poi se andate al supermercato dei ricchi magari trovate dei tipi di pasta super sofisticati, tipo i bucatini o gli gnocchetti sardi. E adesso andiamo a vedere l'ultima cosa di questo video, perché se no potremmo passare un anno in questo supermercato, cioè le confezioni del latte. Qui il latte va più o meno come la birra, cioè a pinte. Queste sono 4 pinte di latte in queste confezioni di plastica, tutte mosce. Diciamo mosce. Mosce. Hai detto? Mosce. Queste confezioni di plastica tutte mosce. C'è anche il latte in cartone, però è una novità, questo invece in Italia penso che si venda solo così, anche in vetro così. Comunque il latte costa 90p, un pound e mezzo per 2 pinte. Mentre abbiamo fatto il video abbiamo fatto pure la spesa, è stata bella faticosa e adesso siamo congelati perché nei supermercati inglesi fa meno 15 gradi. Se provate la crema carbonara fatemelo sapere. Ciao ragazzi, grazie per aver guardato e ci vediamo al prossimo video. Ah, e se vi piace il canale iscrivetevi.